Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi vi porto una doppia review di due giocatori che ero veramente curioso di testare dopo una lunga caccia. Sono riuscito a provare in draft e si tratta di Mahrez e probabilmente dei giocatori più interessanti di questo Team of the Season di Premier League. Quindi andiamo subito a vedere che ne penso e direi di partire dal buon Mahrez, che come sapete 5 di skill, 4 piede debole, sinistro 1,79, quindi non altissimo, body type bello longilineo. Andiamo subito ad analizzare le statistiche, in quanto 98 di accelerazione e 92 di velocità, vi dico che il boost in velocità si sente, io l'ho impiegato sia in zona di fascia, sia per quanto riguarda CC che punta, e vi posso dire che se messo da esterno non è un problema per lui andare via in velocità, soprattutto quando andate ad applicare quello che è lo speed boost del quale vi ho portato il tutorial sul canale, quello finalizzazione, col destro non ci sono assolutamente problemi, si gira che è una bellezza e tira razzi a destra e a sinistra, è la stessa cosa ovviamente nonostante non abbia il 5 piede debole, quindi qualche volta fa veramente la sua figura e finalizza veramente bene. D'altra parte il 92 di finalizzazione e il 95 di potenza tiro, devo dire che si sentono davvero tanto. Per quanto riguarda i passaggi, devo dire non ne sbaglia mezzo da CC, infatti ha 93 di corto, 90 di lungo e ben 99 di effetto. Come sapete l'effetto è proprio una statistica importante che incide nei passaggi e non nel tiro come si può pensare. Per quanto riguarda poi, vi dicevo, agilità 99, equilibrio 94 e reattività 83, si gira che è una bellezza, su se stesso è rapido e fa anche i dragback in maniera veramente efficace. Mi è piaciuto tanto, sapete che io sono fissato con il dragback, quindi sono molto critico su questa skill, sulla sua esecuzione. Devo dire la verità che sto Mahrez mi ha stupito. Quindi diciamo se vi dovessi dare un... intanto c'è una zanzara, bene. Se vi dovessi dare un voto da 1 a 10 per sto Mahrez do un 8 pieno, devo dire la verità, anche in termini di qualità-prezzo secondo me ci siamo, visto che dall'altra parte si può puntare a Maximain Footbirdie, che secondo me per esempio da punta è meglio, visto il 5 piede debole, visto che è ancora un po' più agile, ma secondo me questo come alternativa ci può stare alla grande. Veniamo adesso al giocatore che più mi aveva hypato al suo rilascio, visto l'importante boost di statistiche che aveva ricevuto, ed è il Kun Aguero, una carta che in ogni FIFA io amo, perché in ogni FIFA esce bene o male sta versione tozza, una versione che mi fa venire il voglino di provarlo, e il buon Aguero mi ha deluso. Mi ha deluso innanzitutto perché costa tanto, 2 milioni e dispari. Mi ha deluso perché nonostante qui vediamo delle ottime statistiche di velocità, questo in velocità non ci va via manco per sbaglio. Nonostante abbia 99 di finalizzazione e 95 di potenza tiro, ok, ha 4 di piede debole e non 5, ma sul sinistro questo qui veramente fa fatica a finalizzare. Per quanto riguarda invece la finalizzazione col destro, niente da dire, tira delle mine di quelle importanti. Per quanto riguarda l'agilità 93, equilibrio 99, reattività 99, raga, io vi dico che questi parametri sono totalmente fallati. Aguero in game risulta di una pesantezza, ma veramente raga, raccapricciante, non si gira, non si muove. Veramente è stata una delusione incredibile. Io mi aspettavo di ritrovarmi un giocatore, non dico alla Bay Header, ma speravo quasi, no? Uno che ti desse almeno la possibilità di potersi rapidamente, facendo dei movimenti di destra e sinistra per poter disorientare il difensore, ma purtroppo così non è stato. Certo, rimane comunque un buon giocatore, però visto il costo della carta e visto che ci ritroviamo praticamente a maggio, dove è un periodo che vede un sacco di carte arrivare sul mercato, in più le alternative non mancano, anche in quelle che sono carte già preesistenti come lo stesso Dalglish, Putragenio, eccetera, io vi dico che sto Aguero è totalmente bocciato, gli do un 5 d'affetto perché probabilmente si meriterebbe anche un voto peggiore. E nulla, quindi per questa review di Mahrez e Aguero è tutto.
Fatemi sapere se voi li avete provati e la pensate come me. Vi saluto, vi do appuntamento su Twitch dalle 12 alle 16 ogni giorno. E nulla, ragazzi, ci vediamo qui per un prossimo video sul canale. Presto, peace.